Buongiorno, affrontiamo il tema dei debiti fuori bilancio prendendo in considerazione quello che è una delle sue sfaccettature, ovvero la responsabilità derivante dall'insorgenza di un debito fuori bilancio. I principi cardine sono due sostanzialmente, l'argomento viene poi approfondito nell'articolo correlato al video, ma richiamiamo per l'appunto il principio di sussidiarietà e il principio di indebito arricchimento. Questi due principi sono richiamati più volte in quelle che sono le varie sentenze che hanno interessato l'argomento e sostanzialmente, in estrema sintesi, cosa vuol dire? Sussidiarietà è quando c'è una responsabilità verso il creditore dell'ente per una prestazione che comunque è stata posta in essere e ci si rifà quindi a ruota subito con l'indebito arricchimento, per cui l'atto di dimostrazione fondamentale è il rilevare come l'ente abbia avuto per l'appunto un indebito arricchimento, quindi abbia tratto beneficio da quello che è l'operazione. Nel caso in cui non ci fosse stato indebito arricchimento, l'ente potrà sgravarsi dalla responsabilità di rispondere del debito fuori bilancio, facendo sì che la stessa ricada direttamente sul funzionario, dirigente, responsabile d'area o amministratore che abbia avviato la procedura che ha creato questa discrepanza amministrativa e questa emersione di debiti non precedentemente registrati. Faccio comunque rinvio a quello che è l'articolo che cerca di approfondire in modo più lineare l'argomento.